No, è un gol importante principalmente perché ci ha portato i 3 punti, quella è la cosa che conta. Dopo è chiaro, per me giocare col Cesena è sempre una partita particolare, sono cresciuto lì, quindi è un'emozione particolare. Sì, io guarda, queste cose non credo molto, nel senso il rispetto per una squadra, sì, una maglia si dimostra in altre maniere, non esultando. Ecco, noi lavoriamo una settimana, un anno intero, ci facciamo un mazzo così e quando arriva il gol credo sia giusto esultare, poi c'è massimo rispetto per l'avversario. Cosa è cambiato nella Pescara rispetto a qualche mese fa a questo punto? Perché insomma sono cambiati i risultati, sono cambiate anche le prestazioni, insomma, e state riuscendo a cambiare anche l'ambiente nelle gare casalinghe? Ma sì, diciamo che con il cambio di modulo abbiamo trovato finalmente il nostro equilibrio, dove riusciamo a esprimerci al meglio un po' tutti, ecco. Penso che la squadra stia facendo molto bene nelle ultime partite, stia anche giocando secondo me un buon calcio. E, niente, bisogna continuare così e cercare di migliorarsi sempre. Non lo so, diciamo che la classifica dice questo. È chiaro che se vai a vedere le singole partite, magari no. Quando noi facciamo queste partite qui, è chiaro che sale il rammarico per non essere lì con loro a lottare per il campionato, ecco, quello sicuramente. No, erano solo crampi, io ho avuto anche un po' la febbre settimana scorsa, quindi fisicamente non ero al 100%, però ho tenuto botta e dovevamo portare a casa la vittoria. Sì. Sì. Sì, sono d'accordo, ecco, anche secondo me è stata una delle migliori partite che abbiamo fatto e è stato secondo me un delitto averla finita solo sull'1-0, ecco. È un peccato perché poi nel calcio non si sa mai una mezza palla, un rimpallo e alla fine a volte queste partite qui le pareggi anche. Sì, perché abbiamo creato tantissimo e penso siamo stati superiori un po' su tutto stasera e quindi meritavamo un altro risultato, secondo me, più ampio, ecco. Sì, dobbiamo continuare a vincere perché mancano sempre meno partite. E dobbiamo cercare di arrivare almeno al terzo posto. E poi è un derby, è una partita sentita e dobbiamo anche riscattarci un po' dalle prestazioni che abbiamo fatto all'andata in Coppa.